Siamo qui per presentare il nostro Sorari, un giocatore, secondo il mio punto di vista e il punto di vista di tutti, molto importante per vari motivi. Innanzitutto per l'uomo. Noi cercavamo un portiere, ma soprattutto cercavamo un uomo importante per questo organico, per questa stagione importante che deve essere per il Cagliari. E da subito col presidente avevamo individuato in Sorari l'uomo che poteva ricoprire questo, ripeto, ruolo così importante. Non è stato facile arrivare a Sorari perché aveva diverse richieste, anzi soprattutto di categoria inferiore, l'unica squadra di Serie B eravamo noi che potevamo cercare di prendere Sorari. Noi siamo stati molto contenti quando Sorari ha vagliato le varie situazioni che gli si prospettavano e poi alla fine ha scelto il progetto Cagliari e questo ci ha fatto enormemente felice, ha fatto enormemente felice il nostro presidente di annoverare nel Cagliari 2015-2016 un professionista come Sorari. Abbiamo ricevuto i complimenti di un amico e allenatore che ha avuto fino a ieri Allegri, con cui io sono amico, e quindi mi ha detto: hai fatto un grande acquisto, anche lui mette dell'uomo Sorari, nonché del suo collega di porte Gianluigi Buffon. Quindi prima di tutto ci tengo a precisare che la sua scelta è stata molto ponderata, difficile, ma noi siamo molto contenti che lui ha accettato il Cagliari. Ah, perché Cagliari? Perché sinceramente sono stati diversi componenti che mi hanno portato a questa scelta. E quella più importante è l'entusiasmo che ho sentito e che ho visto quando sono andato a Milano a parlare con il direttore e soprattutto con il presidente, e tant'è vero che sono uscito dall'ufficio del presidente che mancavano ancora delle cose, ma ho già firmato, e quindi penso che questa sia stata la scelta, una scelta difficile, però che ho fatto in maniera serena e ripeto, perché ho sentito e ho provato entusiasmo. Si gioca sempre a calcio, quindi ovviamente ci sono compagni diversi, è una categoria diversa, però l'entusiasmo è sempre lo stesso. Io sinceramente mi sento, ne ho ancora tanto e mi sento ancora un ragazzino, quindi penso di poter dare tanto, tant'è vero che per me questa è stata una scelta difficile, ma allo stesso tempo che ho accettato veramente volentieri, proprio perché mi sentivo di poterlo fare. Quindi ripeto, sono molto contento e non penso di avere nessunissima difficoltà, perché poi dopo io devo fare solo il mio dovere, quindi quello di parare e quello di cercare di portare un po' di esperienza in questo spogliatoio, e poi le cose penso che verranno da sole, ecco. Sono arrivato il primo giorno in ritardo e ieri ho fatto il primo allenamento, diciamo così, molto leggero, e mi sono spaventato perché ho visto ragazzi molto giovani rispetto a me, però no, ho parlato anche con l'allenatore ha veramente tanto entusiasmo, voglia di vincere, per lui è ovviamente una chance molto importante, perché il mister, diciamo che è molto giovane, quindi ha iniziato da poco ad allenare, e venire qua in una piazza del genere con un progetto del genere penso che sia affascinante per tutti, quindi lo è per me e lo è anche per l'allenatore. Io mi ricordo che al tempo, insomma, in cui sono stato qui, ho parlato col presidente perché dovevo rimanere, con l'ex presidente Cellino perché dovevo rimanere, poi il mio cartellino era di proprietà del Milan e sono andato da altre parti, però ho un ottimo ricordo, sono stato molto bene, la mia famiglia, anche se io non avevo figli, però mia moglie qua ha vissuto veramente molto bene e io in particolare mi ero trovato benissimo, quindi sicuramente questo ha influito molto, e poi ripeto, questa è una piazza importante con un progetto importante, quindi la scelta è venuta da sola, è stata facile. Mi hanno convinto le parole del presidente. C'è da dire anche che anche il direttore ha fatto una scelta, ha fatto una scommessa, fra virgolette, no? Perché è venuto dalla Serie A, un club importante, e quindi si è rimesso in gioco anche lui. Quindi penso che siano state una serie di cose che, come hanno convinto il presidente, hanno convinto anche me. E io ho fatto 2 anni di contratto, e
diciamo che c'è stato anche uno sforzo da parte della società, e questa è stata anche una cosa che mi ha fatto molto piacere e che non mi nascondo, mi ha convinto anche quello. E quindi ripeto, quando si parla di progetti adesso come adesso, in una situazione soprattutto del calcio italiano così difficile, è una cosa che ti fa star bene e che ti dà la convinzione soprattutto di poter far bene, quindi è stato anche questo che mi ha convinto. L'ultimo campionato di B l'ho fatto 12 anni fa a Messina, vincendo proprio il campionato andando in Serie A, quindi ovviamente dovrò calarmi nella parte e questo sicuramente mi aiuteranno anche i miei compagni, però penso che al di là del campionato di B o di A, quello che sia importantissimo per una squadra e per un gruppo sia la mentalità vincente, la mentalità che ovviamente non si compra, ma bisogna partire, bisogna essere convinti di averla e di fare le cose fatte bene. Quindi ho parlato anche con l'allenatore, col mister, e il mister è convinto di poter far bene e quindi siamo contenti di questo. Mi sono lasciato benissimo quando sono andato via, anche perché ovviamente in quell'anno lì abbiamo fatto un'impresa, perché eravamo quasi retrocessi, ci siamo salvati addirittura con una giornata di anticipo. E ogni volta che sono venuto qua, sia da titolare che non, ho sempre avuto un'ottima accoglienza e questa è una cosa che mi ha sempre fatto piacere e che ovviamente ha anche influito sulla mia scelta. Io il presidente Giulini l'ho visto una volta, ci ho parlato più di una volta al telefono, come ho parlato al telefono, come ho avuto modo anche di ringraziare tutte le squadre che mi hanno cercato e che in un certo qual modo mi hanno anche fatto sentire importante. Però ripeto, quando ho parlato con Giulini c'era un mio ex allenatore che diceva che bisogna sentire il fuoco dentro, no? E io quando ho parlato col presidente l'ho sentito, mi sono emozionato, mi sono veramente emozionato perché ho sentito qualcosa di importante e poi non ci ho pensato due volte. Ci sono 42 partite se non sbaglio, no? Correggetemi se sbaglio. Quindi 42 partite sono difficili, è un campionato lunghissimo, un campionato dove bisognerà sicuramente trovare degli stimoli, dove noi andremo a giocare su campi dove il Cagliari sarà la Juventus della Serie A e quindi tutti ci affronteranno col coltello fra i denti. Noi dovremmo fare altrettanto, dovremmo essere innanzitutto una squadra umile, perché altrimenti non si andrà da nessuna parte. Quindi affamati e umili e poi le cose andranno bene da sole. Ci scommettiamo tutte e due, perché io penso che sia stata fatta e il presidente insieme al direttore faranno ancora una squadra ancora più competitiva e io cercherò di dare il massimo per convincerli, anche se penso che già lo siano, però per convincerli che hanno fatto la scelta giusta a puntare su di me. Ho giocato contro Rastelli e lui mi ricordava, io ho la memoria corta, lui mi ricordava che io ho fatto una gran parata, adesso non mi ricordo dove giocassi sinceramente, forse a Piacenza. Piacenza. Quindi sì, ho giocato contro. E non mi fa piacere perché vuol dire che sta diventando vecchio. Non lo so, ancora non l'ho visto rosicavo, l'ho visto tranquillo. Non gli ho parlato ancora e comunque sia sicuramente gli darò qualche consiglio, come forse lui darà a me, però penso che l'ho visto giocare l'anno scorso, da un portiere giovane e devo dire la verità, mi piace molto, un portiere che penso che può giocare in Serie A e possa fare sicuramente la Serie B a occhi chiusi. Ovviamente in Italia quando si parla di portieri si parla di un ruolo molto difficile, di un ruolo dove i giovani hanno poco spazio perché ovviamente ci sono tante pressioni, perché ovviamente non si perdonano gli errori e poi soprattutto quando giochi in piazze importanti e pesanti è insomma difficile affrontare un campionato intero. Poi ripeto, qua il parco portieri penso che sia a posto, perché è venuto anche Colombo che
ha dato il suo contributo a Napoli in questi anni in maniera molto importante, e quindi penso che tre portieri siano fondamentali, anche se adesso siamo in quattro perché c'è un giovane, però insomma tre portieri siano fondamentali per una squadra come il Cagliari. Consigli che posso dare sono quelli di pedalare, perché sono talmente tanto giovani, che ne parlavamo prima con Colombo, con proprio con Ale, con Cragno, che ha 19 anni, è dell'84, e quindi avrà 15, 20, 25 anni ancora di carriera davanti, quindi una carriera lunghissima, quindi bisogna pedalare, bisogna non mollare mai come ho fatto io, e poi dopo i risultati arriveranno sicuramente. Ma il mio bilancio, l'ho detto, e sono stati i 5 anni più belli della mia vita calcistica, pur giocando molto poco, però ovviamente era un gruppo importante, in una società importante, in un momento, io sono arrivato quando è arrivato Andrea Agnelli, è arrivato Marotta, è arrivato Paratici, sono arrivati anche loro, quindi una società praticamente nuova che ha iniziato a vincere per anni, no? Quindi perché io ho fatto 5 anni, ho vinto 4 scudetti, ho vinto la Coppa Italia, ho vinto 2 Supercoppe, quindi diciamo che sono stati 5 anni indimenticabili. Io mi sono trovato bene, uno perché davanti a me c'avevo il più forte portiere del mondo, e quindi sinceramente stare dietro di lui è stato veramente un onore, e quindi penso che al di là della panchina, però c'era un gruppo talmente speciale che non c'erano né titolari né gregari, insomma eravamo un gruppo unico che vincevamo tutti insieme. Non prenderò la maglia numero 13, se posso prenderò la maglia numero 30, sempre se questo insomma... Se fosse possibile mi piacerebbe avere il 30 e basta. Sono veramente giovani, quindi ovviamente io mi sento un pischiello, poi in realtà ce n'ho 38, però dico sono contento. Consigli, abbiamo iniziato ieri, ieri c'è stato proprio il primo allenamento, quindi io sinceramente non li conosco ancora tutti perché non li conosco, però la squadra è... Per quello che ho visto e per quello che stanno facendo, penso che sia già un'ottima rosa, ovviamente da completare, ma un'ottima rosa per questo campionato di B, per fare un campionato al vertice. Inizieremo questa stagione per vincere, perché noi abbiamo tanto entusiasmo, io lo vedo anche se è iniziato da poco, perché sono 2 giorni che stiamo insieme, ma c'è molto entusiasmo, quindi per vincere e per far bene abbiamo bisogno dei tifosi, perché altrimenti senza... ovviamente non potremo andare da nessuna parte, quindi l'importante è che ci stiano vicino e che tutti insieme potremo vincere con difficoltà, ma ce la faremo. Ecco. C'ho molta voglia, io ce l'avevo anche quando stavo alla Juve, avevo sempre molta voglia, tant'è vero che mi sono sempre allenato tutti i giorni la voglia di scendere in campo poi la domenica o il mercoledì. Quindi diciamo che fisicamente sono pronto, ho voglia e non vedo l'ora che inizino le prime partite per giocare. Ecco. La maggior parte sono talmente giovani che penso che a 20 anni uno debba aver fame a prescindere dalla categoria, a prescindere da tutto, soprattutto poi che viene a giocare qui in una piazza importante, ad onorare soprattutto una città e una regione così, penso che la fame ti viene da solo. Ma io penso di sì, perché l'ho sempre fatto in tutti gli spogliatoi dove sono andato, ho avuto la fortuna di trovare sempre gruppi giusti, tant'è vero che in ogni squadra dove sono andato, bene o male, mi son tolto proprio a livello di squadra delle grandi soddisfazioni, quindi penso che anche qui sia la stessa cosa. Io poi sono pronto, ho voglia, arrivo con entusiasmo e ho voglia di mettere a disposizione non solo le mie doti da portiere, ma magari anche quelle umane, quindi penso che, come molti altri, penso di essere utile. Io mi abbono perché dobbiamo vincere il campionato, quindi mi devo abbonare per forza, perché altrimenti non si godrebbero tutta la gioia che metteremo in campo per vincere le partite. Ma sicuramente sarò migliorato e peggiorato perché sono invecchiato, però migliorato perché alla Juve c'erano
25 giocatori, 30, 26, 27, non so quanti fossero, ma tutti, tutta la rosa aveva fame di vittorie, voleva vincere, vuoi perché ce l'hanno inculcato, vuoi perché eravamo la Juventus, vuoi perché eravamo forti, ma quando poi ci si abitua a vincere diventa una malattia, quindi anche, le partitelle non si vogliono vincere, quindi ecco, penso che questa sia una cosa che mi abbia ulteriormente rafforzato in questi anni, e cercherò di mettere a disposizione questa mentalità. Penso che sia la cosa principale, la dote principale che deve avere un gruppo, perché non dico che bisogna essere amici, però comunque sia, quando si scende in campo bisogna rottare tutti in un senso, bisogna andare in un senso, e solo così si può arrivare alla vittoria.